Edizione straordinaria del Tigiguagna ci chiede subito la linea il nostro inviato Mister Geo, mi senti? Sì, ti sento benissimo. Sono appena tornato da Milano. Abbiamo partecipato a un evento su un gioco incredibile. Vai con servizio. Eh sì ragazzi, sono stato a un evento di One Piece Burning Blood organizzato da Bandai Namco qui a Milano e ho provato nuovamente il gioco. L'avevo già provato a Tokyo durante la Bandai Namco Fiesta, ma in questa occasione ho potuto provare una demo molto più corposa. Questa volta c'erano 21 personaggi, c'era l'inserimento dei personaggi di supporto che sono stati annunciati pochi giorni fa e ne abbiamo potuto provare un po' gli effetti. E devo dire che il gameplay mi è sembrato molto più concitato. Forse è stato fatto anche qualcosa a livello di gameplay tra dicembre e oggi, questo non ci è stato riferito. Comunque l'impressione è che qualcosa sia stato fatto per renderlo molto più dinamico. Molto belle le mosse, i personaggi ne possono fare davvero tante, possono sfruttare soprattutto i loro poteri, possono sfruttare naturalmente i frutti del diavolo o i frutti del mare, insomma chiamateli come volete. Ma quello che mi ha sorpreso di più è stata la modalità 3 contro 3. In soldoni potrete creare una squadra di 3 personaggi quando andrete a scontrarvi con un vostro amico o nel comparto multiplayer e potrete scegliere in qualunque momento se passare da un personaggio all'altro. Ad esempio, se in quel momento state utilizzando, che ne so, Barba Bianca, ma il vostro stile di gioco contro il nemico non vi appare ottimale, potete cambiare e passare a uno dei personaggi che vi troverete. Sarà fondamentale costruire una squadra perfetta e ben bilanciata sulle basi ovviamente dei vostri tipi di combattimento, del vostro approccio, ma sarà anche fondamentale utilizzare i personaggi di supporto. Li potete vedere qui, per ora ne sono stati annunciati 6, prevedo che nel gioco finale ce ne saranno altri e vi aiuteranno in battaglia fornendovi assistenza come ad esempio cura dei punti vita, come aumento dell'attacco ovviamente temporaneo, però saranno personaggi che non entreranno direttamente in combattimento al vostro fianco. Ecco, riguardo il bilanciamento, questo probabilmente è uno dei punti più criptici al momento. Ho avuto modo di intervistare Koji Nakajima e Hiroyuki Kaneko, che sono due degli sviluppatori del gioco, e insomma nonostante ecco questo bilanciamento io non l'abbia percepito molto durante le mie sessioni di gioco, che potete vedere qui sotto, ho potuto registrare alcuni gameplay. I due sviluppatori mi hanno detto che nel gioco finale questo bilanciamento si farà sentire molto di più. Praticamente la questione è: se io, ad esempio, mi trovo contro Barba Bianca, sto usando un personaggio come Nami che obiettivamente è più debole, ho possibilità di vincita? Loro mi hanno detto naturalmente sì. Questo perché? Perché ogni personaggio avrà le sue abilità, pur non avendo il suo frutto del diavolo, pur non avendo il suo potere frutto Roja o Rogia, e potrà contare anche sui personaggi di supporto che daranno un'ottima mano. Novità anche per la versione PlayStation Vita: sarà tecnicamente identica a quella di PlayStation 4, Xbox One e PC, quindi non avrà contenuti castrati. E non ci sono stati però novità sulla storia. È stata ecco annunciata questa modalità Guerra Suprema, nella quale ci saranno tutte le battaglie e le scene dell'arco di Marineford. Potremo vivere queste battaglie dal punto di vista di Ace, di Barba Bianca, di Akainu e anche ovviamente del protagonista Cappello di Paglia. Però per il momento non ci sono altre indicazioni su quale storia conterrà il gioco. Posso pensare che ci sarà anche la saga di Dressrosa, dato che a Tokyo ho avuto modo di giocare con Doflamingo e con alcuni dei personaggi presi proprio da quella saga. Va bene ragazzi, questo piccolo video informativo finisce qui. È stato un bell'evento, abbiamo avuto modo di provare finalmente in una edizione corposa questo titolo. Prendo solo due parole per parlare dello schermo condiviso quando giocherete in multiplayer. È davvero scomodissimo, lo potete vedere in queste immagini, in questo gameplay che ho registrato. Abbiamo giocato solamente in schermo non condiviso, quindi uno schermo solo per tutti e due giocatori. Ho fatto queste partite per provare lo schermo condiviso, quindi diviso a metà, e è veramente scomodissimo da utilizzare, lo sconsiglio assolutamente. Il video si conclude qui, ragazzi. Spero che nelle prossime settimane arriveranno nuove notizie su One Piece Burning Blood. Fatemi sapere se lo aspettate e ci vediamo al prossimo video.